Buonasera, nuovo appuntamento con Noi Regione che trasloca al giovedì sera. In questa puntata, in questa prima parte, parliamo di turismo, un settore importantissimo per la nostra regione, per il nostro territorio, e lo facciamo con l'assessore al turismo della Regione Toscana, Leonardo Marras, che è già collegato con noi da Firenze. Assessore, buonasera. Buonasera. Allora, prima di iniziare la nostra conversazione con l'assessore Marras, guardiamo una breve scheda di Giulio Del Fiorentino sul piano operativo regionale, che ha ricevuto più soldi di quelli che erano previsti all'inizio. Sentiamo Del Fiorentino. La Toscana scommette forte sul turismo ed aumenta gli investimenti sul piano operativo, passando dai 4 milioni inizialmente previsti ai 6 milioni di euro. Troppo importante l'obiettivo da raggiungere, farsi trovare pronti quando l'emergenza sanitaria sarà superata e visitatori di tutto il mondo potranno tornare a viaggiare liberamente. Il governatore Gianni e l'assessore al turismo Marras puntano su grandi azioni di marketing, tra cui la nuova campagna internazionale Toscana Rinascimento senza fine, per proporre al resto del mondo una Toscana non solo da vedere ma soprattutto da vivere su tutto il territorio. Per questo è cambiato il metodo di lavoro. Il piano di promozione, frutto della collaborazione con oltre 240 comuni, gli operatori turistici e gli imprenditori riuniti nella piattaforma digitale di Tuscany Together, che riunisce per la prima volta tutti gli attori del settore. Allora, assessore, quindi abbiamo sentito, il primo dato è che ci sono più soldi di quelli che erano previsti inizialmente. È stato facile portare via altri 2 milioni per la causa del turismo? Ma è stato complicato, perché il bilancio della regione, come ogni azienda, risente della situazione. Considerate che il gettito annuale è previsto che sia di 190 milioni in meno. Poi stiamo ragionando con il governo se riusciremo in qualche modo a compensare questa mancanza di risorse, per cui il contesto era ostile, come si dice, e invece la sensibilità anche del Presidente ha permesso di perlomeno completare un budget che avesse la possibilità di accompagnare una probabile ripresa. Guardiamo anche il bicchiere mezzo pieno. Durante il 2021, sicuramente per una stagione estiva che potrebbe essere nuovamente interessante, soprattutto per il turismo di prossimità, quindi Italia su Toscana, ma anche una ripresa nel corso dell'anno, quest'anno, anche dei voli di medio raggio, perché i nostri mercati stranieri di riferimento sono anche europei, ed è interessante che possano riprendere gli arrivi appunto dai paesi europei, e quindi è necessario avere una cassetta degli attrezzi già riempita e pronta. Ecco, due questioni. La prima, appunto, gli ambiti di intervento di un piano straordinario di promozione che accompagna questa ripresa progressiva, che speriamo si completi con le vaccinazioni nel mondo nel 2022, e la prontezza. Attraverso l'analisi dei big data noi saremo in grado di sapere quando il mercato riprende, quando i potenziali turisti inizieranno a digitare sui social, sulla rete, la destinazione, mostreranno interesse a viaggiare e a trovare delle risposte rispetto ai prodotti turistici che noi andiamo a promuovere con la campagna straordinaria Toscana Rinascimento senza fine, che sono prevalentemente i prodotti turistici che comunicano l'esperienza, l'emotività, la capacità cioè di trascorrere una vacanza di rigenerazione nella natura, nell'ambiente, nella cultura, nella capacità cioè di avere di
della Toscana l'idea della qualità di un territorio che in questo momento può darci anche benessere, salute e condizioni di sicurezza in cui trascorrere i giorni in cui giustamente vogliamo rigenerarci. Sì, la nostra regione penso che abbia tutte le carte in regola per proporre una simile offerta ai turisti. Voi avete detto abbiamo coinvolto al massimo tutti gli operatori, tutti i soggetti del settore turistico, ma qual è la novità sotto questo aspetto? Anche prima si cercava di coinvolgere tutti gli attori del settore. Sì, certo, noi abbiamo sfruttato la nuova legge che divide la Toscana in 28 ambiti che sono organizzazioni di comuni e a cui è stato affidato il compito dell'accoglienza turistica e dell'informazione. E abbiamo cercato di eliminare il rischio che questi 28 ambiti poi si riducessero a svolgere attività ognuno per conto proprio. E cerchiamo di legarli sulla base delle loro proposte su prodotti turistici. Esempio, abbiamo presentato da poco il prodotto bike, che è uno degli aspetti più importanti. La bicicletta è una delle motivazioni più forti e in crescita negli ultimi anni e che coinvolge tutti i 28 ambiti, e quindi c'è un lavoro comune su un prodotto. E la novità è stata quella di affidare ad una piattaforma digitale la missione di costruire il piano operativo, partendo proprio dalla base, dalla proposta che arriva e che è arrivata dai comuni, in forma aperta, perché non deve diventare un adempimento programmatico annuale che si ripete, magari storicizza anche cattive abitudini. Un luogo aperto, appunto, grazie alla piattaforma digitale, che consente di avere un programma unitario e che si sostanzia nelle proposte locali sempre dentro a un quadro e ad un linguaggio unitario, regionale, convergendo appunto tutti dentro alla stessa direzione e essendo strumento utilizzabile, e questo è il fine, dagli operatori turistici, perché tutto questo deve essere il servizio che noi rendiamo a chi fa accoglienza per davvero, ossia lavora, intraprende, accoglie direttamente e offre ai turisti i propri servizi. Accogliamo addirittura i pacchetti direttamente con la vendita promozionale diretta dentro al portale della regione, ed è una call che ripeteremo anche a breve, perché già come prima esperienza dell'estate scorsa ha prodotto il coinvolgimento di centinaia e centinaia di imprese. È anche un modo per disintermediare. Sappiamo bene quanto in questo momento sia difficile offrire una camera o una escursione, e siamo spesso vincolati al markup delle grandi strutture, delle grandi piattaforme di prenotazione digitale, che ovviamente sono leader, e da lì spesso si deve passare. È un'occasione anche per questo, ma in ogni caso lega tutto il sistema toscano. Anche il Ministero si è reso conto di questa nostra novità, perché potrebbe davvero essere l'esempio toscano, un progetto pilota addirittura per il Paese. Bene, speriamo che sia così. Le chiedo, abbiamo ancora un paio di minuti, di togliere le vesti da assessore del turismo e indossare quelle di assessore all'economia. Lei ha diverse deleghe, perché c'è un'iniziativa interessante che ha lanciato la Regione, quella dei contributi a fondo perduto per gli empori di comunità, con domande al via proprio da questo mese. Sono già aperti i termini per le domande. Ci può spiegare intanto che cosa sono gli empori di comunità? Gli empori di comunità sono degli esercizi pubblici che sono presenti nei piccoli centri, nei piccolissimi centri, che fanno fatica a tenere insieme un ricavo che garantisca spesso la sopravvivenza di quella famiglia che lo gestisce, e che quindi faticano, no, con la precarietà che c'è spesso nei piccoli borghi
di tutta la nostra regione, ma svolgono un servizio straordinario perché sono spesso unici punti di riferimento per un servizio alla comunità. Noi abbiamo messo insieme semplicemente due condizioni che già esistevano, perché gli empori polifunzionali già esistono da qualche tempo, sono stati creati in moltissimi di questi piccoli paesini delle nostre colline, delle nostre montagne, e a questi empori polifunzionali spesso i comuni hanno destinato anche dei servizi, dei rapporti di collaborazione perché potessero svolgere anche pezzettini di servizio pubblico. Le empori di comunità vorrebbero essere anche qualcosa di più, che affianca per esempio quell'iniziativa ormai arrivata ad un numero consistente, sono 44 le cooperative di comunità che sono nate in questi anni e che svolgono una funzione altrettanto importante, magari non hanno soltanto un luogo dove si vende o si danno dei servizi alla comunità, ma svolgono anche attività di impresa o legate per esempio all'offerta culturale. Ci sono situazioni e storie davvero straordinarie di questa parte dell'economia civile che mette insieme l'iniziativa economica e il volontariato, appunto la comunità. Ecco, offrire a questi luoghi, che possono essere cooperative di comunità, che possono essere esercizi commerciali in questi piccoli borghi, che già svolgono alcune funzioni pubbliche e che magari potrebbero anche aggiungere. Noi diamo la possibilità per accedere a questo finanziamento di 10.000 euro di arrivare almeno ad avere 8 prestazioni che si rivolgono alla comunità su un catalogo di 10, in maniera tale che si svilupperebbe così, su anche larga scala, perché sono 10 milioni quelli messi a disposizione dalla Regione, un presidio privato che svolge anche funzioni pubbliche e soprattutto rafforza la presenza dei servizi nelle piccole realtà che spesso, proprio per la mancanza di servizi essenziali, sono destinate allo spopolamento. Confidiamo molto nelle politiche attive per le aree interne. Una di queste, molto concreta, è proprio il bando che abbiamo messo a disposizione degli empori di comunità. Benissimo, veramente una bella iniziativa. Poi sul nostro territorio, penso per esempio alla Garfagnana, alla Mediavalle, a questo tipo di territori, questo tipo di attività sono veramente vitali e rischiano di scomparire. Grazie all'assessore Marras per il suo intervento. Adesso andiamo in pubblicità, poi la seconda parte della nostra trasmissione. Seconda parte della nostra trasmissione, adesso parliamo di infrastrutture con l'assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli in collegamento con noi. Almeno spero che sia in collegamento con noi. Eccolo qua, assessore, Buonasera. buonasera. Allora, parliamo di infrastrutture perché martedì la Confindustria della Toscana del Nord ha elaborato un documento con le richieste al mondo della politica e delle istituzioni e gran parte, il cuore di queste richieste riguardano infrastrutture che sono anche di livello e di competenza regionale. E quindi facciamo il punto con l'assessore Baccelli, ne approfittiamo per fare il punto proprio sulle infrastrutture, perché tra quelle che vengono citate, di cui si chiede il completamento da parte degli industriali, ci sono ad esempio la terza corsia dell'autostrada A11 nel tratto Pistoia-Prato, ma anche la linea ferroviaria Firenze-Viareggio, con la richiesta di portare il raddoppio della linea fino a Pescia per poterla sfruttare meglio dal punto di vista dei trasporti, non soltanto dei passeggeri, ma anche delle merci. Che cosa può dire a questo proposito l'assessore Baccelli? Ma intanto inizierei con qualche buona notizia. Fa sempre bene. Le prime riguardano il bilancio della Regione Toscana approvato poche settimane fa, proposto dal mio assessorato, dalla Giunta regionale, approvato dal Consiglio regionale, che vede
7 milioni di euro della Regione Toscana per una strada comunale ma importantissima, che è il cosiddetto asse suburbano di Lucca, che andrà a collegare il nuovo ponte sul Serchio con il nuovo ospedale San Luca e costituirà, una volta realizzato, una mini complanare a protezione, diciamo così, viabilistica della città di Lucca, ma consentirà anche di sfruttare appieno le potenzialità del nuovo ponte, che sarà quindi non solo un'opera di sicurezza sul territorio, perché ricordo che l'idea di spingere definitivamente sulla progettazione e realizzazione mi venne quando scoprimmo un avvallamento sul ponte di Monte San Quirico che fortunatamente dal carotaggio notturno risultò non un problema infrastrutturale ma semplicemente un problema di bitume. Ma l'ipotesi che Lucca per problemi al ponte di Monte San Quirico si ritrovasse divisa in due, perché in quel caso rimarrebbero il ponte Calarbetto dalla Chiesa e il ponte San Pietro, era ovviamente inaccettabile. Ma realizzando l'asse suburbano, che quindi dà continuità al nuovo ponte sul Serchio, davvero si viene a realizzare una efficace e piena funzionalità del nuovo ponte sul Serchio. 7 milioni di euro stanziati dalla Regione Toscana. A giorni sottoscriveremo l'accordo di programma con il Comune di Lucca proprio per il cronoprogramma della realizzazione dell'opera. Il prossimo 29 gennaio poi ci sarà il collegio di vigilanza per la realizzazione del ponte sul Serchio tra Regione Toscana, presiedo io il collegio di vigilanza, insieme alla provincia di Lucca, e potremo dare il cronoprogramma definitivo per la realizzazione del ponte sul Serchio, un'opera di circa 20 milioni di euro, un ponte, al tempo facevo il presidente della provincia, facevo un concorso internazionale anche di speciale pregio architettonico, oltre che ingegneristico. Poi abbiamo finanziato con 1 milione di euro il collegamento, il miglioramento del collegamento presso la stazione di Castelnuovo, con particolare riferimento al nuovo scalo merci ferroviario che dovrà servire all'azienda Cartaria Lucart a collegarsi direttamente con il nuovo scalo merci. Abbiamo finanziato anche due studi di fattibilità molto importanti, uno sul comune di Altopascio a favore della provincia di Lucca per una strada di collegamento, sorta di terzo lotto della variante di Altopascio, è un'opera davvero cruciale per quel territorio, come pure uno studio di fattibilità per un nuovo ponte che è presente su carta nel nuovo piano strutturale intercomunale dei comuni della Mediavalle, per l'appunto sul comune di Borgo Ammozzano. Ma rispetto alle altre opere, il raddoppio della Lucca Pistoia sta andando avanti. Io ho a breve chiesto un incontro che spero si realizzi a breve col nuovo amministratore delegato di Ferrovie di RFI, è stato da poco nominato, proprio per, come dire, costruire anche uno strumento tecnico-giuridico per verificare non solo lo stato di avanzamento del raddoppio laddove ora è in fase di realizzazione, ma proprio il secondo lotto, quello che quindi condurrà sino a Lucca. Voglio ricordare che sul raddoppio, su 430 milioni di euro complessivi, la Regione Toscana ha investito nella passata legislatura qualcosa come 230 milioni. Ma anche qui, siccome in questi giorni di verifica della sicurezza dei nostri studenti sui bus e sui treni, ho frequentato in un paio di occasioni la Lucca Ulla, anche questo è un esempio di un'infrastruttura messa in sicurezza, con 20 milioni di euro di investimento da parte di RFI e una settantina di milioni di euro da parte della Regione Toscana per questi, devo dire, stupendi e molto confortevoli e funzionali treni e swing. E ora la Lucca Ulla è una infrastruttura che è puntuale, che è accogliente, e che in un nostro progetto con Trenitalia, vede nel direttore di Trenitalia davvero un protagonista convinto, dovrà essere utilizzata anche come strumento di sviluppo turistico per valorizzare
i nostri borghi della Mediavalle e della Garfagnana. Per quanto riguarda gli assi viari, ho avuto già un paio di incontri sia con ANAS che con RFI per vedere di sciogliere il nodo dei nodi, il casus belli via Domenico Chelini. Spero, insomma, in un ragionevole lasso di tempo di poter dare risposte positive ad una soluzione, possibile e funzionale. Dopodiché organizzeremo come Regione Toscana, insieme ad ANAS, insieme alla provincia di Lucca, ai comuni interessati, in particolare Capannori e Lucca, un gruppo di lavoro tecnico per verificare insieme come, diciamo, modificare lo stato progettuale sulla scorta delle osservazioni presentate dalla provincia di Lucca, dal comune di Lucca e dal comune di Capannori. Come pure certamente dobbiamo trovare degli strumenti di finanziamento e quindi di realizzazione per altre opere importanti come ora Via del Mare, già asse di penetrazione al porto di Viareggio. Devo dire che qui l'amministrazione comunale ha delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana per uno studio di fattibilità, ma dobbiamo, oltre che, diciamo, realizzare lo studio di fattibilità da parte del Comune di Viareggio, trovare le risorse per l'effettiva realizzazione. Ma sarei ancora più ambizioso perché ci sono temi come un antico nodo che ancora non è stato risolto, mi riferisco alla variante di Piano del Quercione a Massarosa, piuttosto che una possibilità di ragionare sul cosiddetto asse intermedio in Versilia, che lungi da avere oggi, diciamo, delle proposte fattive di realizzazione, e però sono certamente, diciamo, nei miei pensieri. E mi auguro in futuro, nella programmazione non specificamente della sola regione toscana, ovviamente, ma nella programmazione che, grazie, come il caso degli assi viari che vengono realizzati da ANAS, come il caso del raddoppio della Lucca Pistoia o della messa in sicurezza che è stata realizzata insieme a RFI, riguardano delle importanti agenzie, diciamo, di livello dello Stato, ma rispetto alle quali la Regione Toscana ha dei compiti di coordinamento e di programmazione importanti e, come, diciamo, vi ho brevemente sottolineato, anche in molti casi di finanziamento e di supporto economico. Le chiedo una risposta flash, terza corsia sull'autostrada 11, è possibile? Ma la terza corsia, diciamo, è uno di quei nodi che dovrebbe essere già sciolto, perché i finanziamenti, la progettazione esecutiva è già presente. Io credo che rispetto a quello il problema sia più della governance attuale di Società Autostrade, si tratta di ASPI, di Autostrade per l'Italia, e come sapete c'è la vicenda della scissione a Cassa Depositi e Prestiti piuttosto che altre soluzioni. Quindi c'è una impasse complessiva che non riguarda solo le opere infrastrutturali in Toscana, ma in tutta Italia, che deve essere, insomma, risolta da un punto di vista dell'effettiva proprietà, se sostanzialmente pubblica con Cassa Depositi e Prestiti o delle soluzioni alternative. È la famosa vicenda della ipotesi di revoca della concessione a Autostrade e per l'Italia che sembra doversi risolvere non con la revoca, ma per l'appunto con l'intervento di uno strumento sostanzialmente pubblico, qual è Cassa Depositi e Prestiti, nell'azionariato e in modo maggioritario di Autostrade per l'Italia. Però qualche segnale positivo c'è: l'altro giorno eravamo a Scandicci, dove è partito un lavoro, in quel caso un'opera compensativa della terza corsia della Firenze-Bologna, segno che, insomma, forse siamo in una fase di ripartenza anche per le cruciali opere come la terza corsia della Firenze-Mare da parte di quella che è ad oggi la più importante concessionaria autostradale d'Italia. Grazie a Stefano Baccelli, buon lavoro. Grazie a voi, grazie.
Grazie all'assessore Baccelli, termina qui questo appuntamento con Noi Regione, grazie per l'attenzione, ci rivediamo tra 7 giorni.